Allora, siamo qui con Bomber Cristian Pellicorio, ospiti di Physiolab. Eh, iniziamo subito da, da una curiosità, Cristian. Sì. L'anno scorso hai avuto un successone come Sosia di, di Beppe Mascara, una cosa che ti hanno sempre detto in tanti. Sì, sì, infatti è stata una cosa che la squadra ha voluto mandare a Radio sport perché trovano questa somiglianza con Beppe Mascara. Cioè, mi fa piacere, sono contento perché è un gran giocatore e, e niente. Ascolta, tra l'altro dicono che in campo gli assomigli anche il no? modo di giocare, una, una punta esterna. Cos'è che però non ha, non ha funzionato dopo otto anni nelle giovanili dell'Inter? Qualche chance in promozione in eccellenza? E cosa è girato poi storto? No, le giovanili dell'Inter ho avuto dei rimpianti perché... Praticamente è stato un stati sbagli miei con la testa, non, cioè non avevo la testa ad andare avanti e allora da lì ho, ho mollato un po' e poi dopo sono stato a Mozzate e a Mozzate ho fatto una, secondo me una delle più belle stagioni della promozione all'eccellenza e da lì poi ho fatto due anni di eccellenza e secondo me è stato... È stato buono, una buona annate. Qual è l'anno migliore che ti ricordi adesso? Che sia terza categoria o che sia eccellenza? L'anno, Il ricordo migliore? Il ricordo migliore è stato la fuga rapida dalla terza alla, alla seconda che ho fatto 20, 20 gol e, lì, e poi eh, mi sono trovato bene. Poi il mio paese e da lì secondo me è stato l'anno migliore. Il gol più bello? Il gol più bello secondo me l'ho fatto a Marnate in prima categoria, quando abbiamo vinto la prima categoria su punizione e secondo me quello è stato il gol più bello. E l'allenatore invece Mari che ti ha trasmesso qualcosa in più a livello di stimoli o soltanto ti sei trovato bene con lui ad allenare? L'allenatore che mi sono trovato meglio è stato Gatti eh, che mi ha allenato lui a, a Marnate. E secondo me è stato uno dei, dei migliori che ho, che ho avuto però anche quest'anno il, il mister che c'è che è subentrato a Castro Giovanni quarto decimo anche lui secondo me è uno dei un grandi mister di categoria che non c'entra niente in queste categorie Senti adesso ho qua 100 euro te le lascio in mano e le diamo al, al compagno di squadra che ti ha fornito più assist o comunque ti ha, ti ha favorito più azioni da gol chi è che è stato nella carriera? E lì è difficile perché in tanti mi hanno fornito, cioè ritornando al discorso della Fulgor, secondo me Marco Rusconi è uno che mi ha fatto tanti assist per fare i gol anche quell'anno lì. Senti, Villaguardia, parlando di quest'anno, partiti male, dove può arrivare comunque? Eh, Villaguardia siamo partiti male. C'è stato anche il, purtroppo il cambio del Mister, che mi dispiace, però d'altronde il calcio è così e purtroppo io spero di salvarmi con il Mister nuovo che è arrivato, che è molto preparato e speriamo di, fare, di salvarci nel giorno di ritorno. Senti, siamo ospiti di Fisiolab e Marchesini ci raccontava che adesso ti darà le chiavi del, del, dello studio, visto che sei sempre qui, ma non hai mai particolari problemi fisici, cosa vieni qua a fare tutte le settimane? No, io vengo qua perché ho una grande amicizia con Marchesini e con Gigi, poi cioè, sono una famiglia per me. E vengo qua mi fanno dei massaggi magari qualche chinesio giusto per qualche scarico per, dopo la partita dopo la domenica e ma quanti anni andrai avanti ancora a giocare la voglia mi sembra che sia ancora al top sì sì no quello sicuramente io spero di giocare almeno fino a 38 40 anni penso di giocare poi fisicamente sto bene e spero di giocare ancora grazie bomber grazie, grazie.